Oggi faremo la borsa ai ferri. In tanti mi avete commentato sotto la foto che ho messo su Facebook che vi è piaciuta tantissimo. E allora ho deciso di fare il tutorial, visto che in tanti me l'avete chiesto. Allora, intanto, cosa ci servirà? Ci serviranno 300 grammi di una lana, super su, giù 300 grammi. Di questo spessore da lavorare col ferro numero 6 mm, e appunto ci servirà anche il ferro da 6 mm. Dov'è qua non si leggerà mai. Comunque un 6 mm con il cavo da 60 cm messo per essere più comodo, ok. Poi ci serviranno dei marcapunti. Io userò questi tondi che sono più comodi, ma potete usare anche marcapunti con i normalissimi, diciamo, a, a lucchetto. Un ferretto per le trecce. Un contagiri, io userò questo qua, ma potete usare anche quelli proprio normali, normali. E naturalmente lo schema. Allora, iniziamo subito. Allora, intanto bisogna montare 70 maglie, quindi lasciamo un po' di codina, quindi 10, 20, 30, 40, 50, 60, ma si sì, va bene così, facciamo il nodino iniziale come al solito, così infiliamo il ferro. E iniziamo. Allora, dovremmo dividere così le maglie. Proprio come le vedete, 4 7 2 6 2 4 4 12 4 4 2 6 2 7 4. Ok? Quindi iniziamo. Questa è la prima maglia, quindi 1. Montiamo la seconda. Io le monto così, ma voi montatele nel modo che volete, quindi seconda maglia. Terza maglia quarta maglia e mettiamo un marca punti poi ne facciamo sette uno due tre quattro cinque sei e sette e ne mettiamo un altro poi ne facciamo due 1 2 e mettiamo un altro segnetto, io faccio così che almeno non, non vi sbagliate nella lavorazione. Poi ne dobbiamo fare 6, quindi 1 2 3 4 5 e 6 un altro marker. Poi di nuovo 2 1 2 un altro marca e andiamo avanti così io cercherò di mettere questo foglio e anche l'altro in qualche modo sotto mettendovi un link o comunque chiedetemi amici su facebook che metterò lo schema su facebook quindi lì sicuro c'è quindi 2 adesso dobbiamo montarne 4 1 2 3 e 4 un marca punti altre 4 1 2 3 4 un altro marchio e siamo arrivati alla parte centrale che è quella da 12 ok poi si ripete vedete 4 4 2 6 2 7 4 quindi montiamo dodici maglie, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici e dodici. Marca punti. Quattro maglie. 1, 2, 3 e 4, marcapunti, altre 4 e altro marcapunti, 1, 2, 3, 4, altro marcapunti, poi 2, 1 2, e mettiamo il marcapunti, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 mettiamo un altro marcapunti poi di nuovo 2 1, 2 un altro marcapunti poi ne montiamo sette, uno, due, tre, quattro. Okay, e che sei e sette. Ultimo marca punti e ne montiamo quattro. 1, 2, 3 e 4. Allora ho dimenticato l'unica cosa un accesso accessorio. Uno strumento importantissimo che è l'uncinetto del 4 e mezzo, uncinetto del 4 e mezzo, che ci servirà per fare le noccioline perché adesso vi spiego. Ok, dopo aver montato tutte le maglie, bisogna iniziare a lavorare naturalmente. Gli arancioni sono tutte maglie a rovescio, quindi sul dritto a rovescio, sul rovescio bisogna lavorare, a dritto. Poi i 2, 7 qua all'inizio, sono noccioline ogni 8 ferri sul davanti che faremo con l'uncinetto. I 6 sono trecce, 3, 3, 3 sul davanti, quindi bisogna met sempre metterle sul davanti ogni 6 ferri quattro questi quattro qua sono trecce 2 2 e il 12 bisogna lavorare un dritto 10 rovesci e un dritto e faremo la treccia cioè ogni 12 ferri prendendo sempre un diritto e di 5 rovesci ve lo faccio vedere e facciamo prima allora primo giro io per diciamo snellire il lavoro e non perché mia mamma dice, ma sì, vedo che lì ho fatto la nocciolina, qua faccio la treccia. No, io non ce la faccio neanche a morire. Mi sono fatto questo schemino qua. Quindi al ferro numero 3 facciamo la treccia 4. Al ferro numero 5 faremo la treccia 6, ok? Andiamo avanti così. Iniziamo. Allora. Giro numero 1. Iniziamo a lavorare i 4 rovesci che sono i primi 4, quindi 1, 2, 3 e 4. Poi le altre 7 maglie le lavoriamo a dritte, dove c'è la nocciolina, ma sempre lavorate a dritte sul dritto, naturalmente. Quindi 1, 2, 3. 4, 5, 6 e 7 poi le due maglie le lavoriamo a rovescio quindi 1 e 2 6 maglie dritte che sarà la treccia 3, 3 6 maglie dritte, sì, 6 maglie le lavoriamo a dritto Attenti che il cavo fa questo lavorino qua che non mi piace per niente quindi le 6 maglie le lavoriamo dritto, quindi 1 2 3 4 5 e 6 Passiamo il marker e i due le due maglie le lavoriamo rovescio. Quindi 1 2 4 dritti 2, 3 e 4 passiamo al marca punti 4 rovesci siamo arrivati Qua quattro dritti, quattro rovesci. Quindi uno, due, tre e quattro. Adesso siamo arrivati nel centro: dobbiamo lavorare un dritto. 10 rovesci e l'ultima maglia è dritta. Quindi lavoriamo 1, 2, 3, scusate i rumori molesti 4, 5, 6, 7. 8, 9 e 10: e l'ultima maglia la lavoriamo dritto. E ripetiamo da quest'altro lato quindi. Ok. Quindi 4 rovesci. dietro uno due tre quattro rovesci passiamo il marca punti quattro retti due tre e quattro passiamo il marca punti due rovesci quindi uno Due. passiamo il marca punti 6 dritti quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dritti passiamo il marker 2 rovesci Comunque dopo i primi 2-3 ferri vedete come va il lavoro e quindi poi lo seguite non ci va tanto. Sono i primi ferri di impostazione, diciamo. Poi 7 dritti che sono dove fermo poi le noccioline. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e gli ultimi 4 rovesci. 1 2 3 e 4 ok abbiamo fatto il primo ferro secondo ferro rovescio del lavoro quindi ricordatevi che i ferri dispari saranno sempre sul dritto i ferri pari sempre sul rovescio lavoriamo la maglia come ci presentano quindi i quattro rovesci facciamo lì lavoriamo dritto quindi 1 2 3 4 e lavoriamo tutto il ferro come ci, come ci si presenta arrivo alla fine del ferro e vi faccio vedere il terzo ferro, ok ho finito il secondo ferro quindi adesso giriamo il lavoro, dobbiamo fare il terzo ferro. E nel terzo ferro cosa bisogna fare? La treccia 4. Quindi lavoriamo in poche parole. Dove non c'è scritto, dove non c'è il numero, qua dovete lavorare le maglie come si presentano. Se c'è il numerino, qua dovete fare la treccia o la nocciolina. Ok, allora in poche parole: 4 rovesci e lavoriamo i 4 rovesci. Poi lavoriamo i sette dritti della nocciolina. Spostiamo il marcapunti. Due rovesci. Spostiamo il marker sedri. Spostiamo il marker 2 rovesci, spostiamo il marker e abbiamo 4 dritti. E qua dobbiamo fare la treccia. Quindi prendiamo il ferretto, tiriamo fuori le prime due maglie 1 e 2. E le lasciamo davanti e lavoriamo le altre due maglie a diritto e poi lavoriamo le maglie che abbiamo sul faretto ausiliario sempre a diritto così abbiamo fatto il primo intreccio da 4 Proprio per la prima treccina, vedete ok ok passiamo il marker lavoriamo i 4 rovesci. Uno, due, tre, quattro rovesci 1 2 3 4 passiamo il marker siamo alla treccia centrale quindi dobbiamo lavorare un dritto Dieci rovesci. Due, tre, quattro. Cinque, sei. Sistema lavoro. O Sette? 9 e 10 e un dritto poi passiamo il marker lavoriamo 4 rovesci e rifacciamo la traccia 1 2 3 4 passiamo il marker riprendiamo il ferro ausiliario tiriamo fuori le prime due maglie e le lasciamo sul davanti così e lavoriamo le altre due maglie che sono rimaste sul ferro 1 e 1 2 e poi lavoriamo le maglie che abbiamo sul ferro ausiliario 1 dritto, 1-2. Eh? Passiamo al marker. Andiamo avanti a lavorare le maglie come si presentano fino alla fine del ferro. Quindi due rovesci: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dritti. Passiamo il marker, altri due rovesci. Passiamo il marker, sette dritti che poi più avanti faremo la nocciolina. E sette. Passiamo il marker e i quattro rovesci iniziali. 1, 2, 3 e 4 e con la matita depeniamo che abbiamo fatto questo. Adesso il ferro 4 che è il ferro di rovescio eh, lo facciamo come si presentano quindi eh, come, come vedete le maglie fatelo in poche parole. Vedete 4 dritti, 7 rovesci. Due dritti, 6 rovesci, due dritti, andate avanti così fino alla fine del ferro. Ci vediamo al ferro successivo. Ok. Adesso dobbiamo fare il ferro numero 5. Cosa c'è nel ferro numero 5? C'è la treccia. Mi raccomando, controllate perché ad esempio... Adesso poi ve lo faccio vedere così vi faccio vedere come si fa la nocciolina. Nel ferro numero 7 dobbiamo fare sia la treccia 4 che la nocciolina. Ok quindi controllate sempre bene quindi adesso dovremmo fare la treccia 6 quindi iniziamo come sempre 1 2 3 4 rovesci 7 dritti 1 2 3 4 5 6 7 dritti 2 rovesci 1 2 e adesso dobbiamo fare la treccia 3 tre, 3 tre, quindi aiuto, mi cade il marker, tac, filo dietro, ferro ausiliario prendiamo 3 maglie quindi 1 2 e 3 e le mettiamo sul davanti lavoriamo le altre tre maglie che abbiamo sul ferro a dritto quindi 1 2 3 poi lavoriamo le tre maglie che abbiamo sul ferro ausiliario 1 2 3 passiamo il marker e andiamo avanti due rovesci passo il marker 1 2 3 e 4 dritti passo il marker 4 rovesci 1 2 3 e 4 siamo arrivati al centro vedete che già si vede abbastanza si vede dove abbiamo fatto il rovescio dove abbiamo fatto il dritto qua abbiamo fatto già la treccia qua l'abbiamo già fatta prima Vedete: quindi piano piano poi si vedrà abbastanza bene qua dobbiamo lavorare un dritto che okay. siamo alla treccia centrale 12 10 rovesci un dritto e l'ultima maglia dritto passiamo il marker sistemiamo il lavoro quattro rovesci oh. 2, 3 e 4. 4 dritti. 1, 2, 3 e 4. Passiamo il marker. 2 rovesci e facciamo la treccia da 6. Passiamo il marker. Ferretto ausiliario. Filo dietro. Passiamo 3 maglie sul ferretto quindi 1 2 e 3 Le lasciamo sul davanti. Lavoriamo le altre 3 maglie che abbiamo sul ferro 3 dritti e poi lavoriamo i 3 dritti che abbiamo sul ferretto ausiliario 1 2 e 3. adesso passiamo il marker due maglie a rovescio passiamo il marker aspettate che qua è successo un po' di ingarbugliamento ok 7 maglie dritto quindi 1 2 3 4 5 6 e 7. Passiamo, no? il marco punti e lavoriamo le ultime 4 maglie a rovescio. Ok, e cancelliamo il numero 5. Andiamo avanti, adesso faccio tutto il, il ferro 6, le maglie come si presentano come sempre. E nel ferro 7 vi faccio vedere come fare la nocciolina. Ok, adesso siamo al ferro numero 7. Cosa dobbiamo fare? Nocciolina e 3 a 4. Iniziamo appunto. Primi 4 sono rovescio e li facciamo rovescio. Quindi 1, 2, 3 e 4. dobbiamo fare una adesso, giusto? abbiamo 7 maglie cosa facciamo? lavoriamo 3 maglie a dritto 1 2 3 maglie a dritto uncinetto prendiamo questa quarta maglia all'inizio vi sembrerà un po' scomodo però 1 2 3 catenelle una maglia alta chiusa solo a metà quindi spero che vediate cioè la, chiudiamo solo le prime due asoline invece che poi perché la maglia alta sarebbe a chiudere anche le altre invece no quindi facciamo un'altra e chiudiamo solo le prime due asoline e ne abbiamo tre quindi 1, 2, 3 4 e 5 maglie alte chiuse a metà e chiudiamo tutto insieme quindi dobbiamo avere esattamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 asole perché avevamo anche quelle iniziali tiriamo su chiudiamo tutte le asole una catenella togliamo l'uncinetto e infiliamo la maglia come se l'abbiamo lavorata ok vedete che è venuta la nocciolina e lavoriamo le altre tre maglie a dritto ve lo faccio rivedere anche alla fine del ferro quindi oltre a non ce la dobbiamo fare 3-4, quindi passiamo al marker due rovesci, 1, 1 2, passiamo al marker 6 dritti, passiamo al marker 2 rovesci. Passiamo il marchio ecco, e qua facciamo la treccia. Quindi due maglie le mettiamo sul ferro ausiliario sul davanti, 1 e 2, lavoriamo due maglie dritto e poi lavoriamo le due maglie che abbiamo sul ferro ausiliario. Passiamo il marker, vedete che si inizia a vedere la treccia? 4 rovesci, passiamo il marker, siamo al centro e ripetiamo un dritto, 10 rovesci. Quattro cinque sei. Sette otto, nove, e dieci. Un dritto. Passiamo al marker, Quattro rovesci. Passiamo il marker, facciamo la treccia, quindi tiriamo fuori due maglie sul ferro ausiliario, una e una due sul davanti, lavoriamo le due maglie che abbiamo sul ferro e poi le due maglie sul ferro ausiliario, una e due. Poi andiamo avanti, passiamo il marker, due rovesci. Passiamo il marker sei dritti. Un due, tre, quattro, cinque e sei. Poi passiamo il marker a due rovesci, passiamo il marker a tre dritti e facciamo la nocciolina. Quindi tirate un po' più fuori il ferro, prendiamo l'uncinetto, tiriamo fuori la maglia, 3 catenelle 1 2 e 3 e 5 maglie alte non chiuse a metà quindi 1 2 3 4 e 5 chiudiamo tutto una catenella infiliamo la catenella nel ferro sistemiamo la nocciolina tiriamo un pochettino e lavoriamo le altre tre maglie adesso vedete è venuta la nocciolina 1 2 3 passo la maglia e lavoro le ultime quattro maglie a rovescio io spero che abbiate capito bene non è difficile dai eh, bisogna solo seguire alla fine ehm, e cancelliamo i sette bisogna solo seguire allora io vado avanti fino al ferro 11 così vi faccio vedere anche la traccia 12 ok ok ho lavorato fino al ferro numero 10 vedete che inizia già a prendere forma e adesso faremo la treccia centrale allora come vedete il ferro numero 11 dobbiamo fare la treccia centrale da 12 la treccia da 4 e la treccia da 6 quindi tutte e tre nello stesso ferro iniziamo allora lavoriamo le solite 4 maglie a rovescio quindi 1 2 3 e 4 le 7 maglie a dritto della nocciolina perché non è da fare nocciolina in questo giro Okay, le due maglie a rovescio e facciamo la treccia 6 quindi retto ausiliario come al solito 3 maglie le mettiamo davanti quindi 1 2 e 3 in sospeso sul davanti 3 maglie dritte E lavoriamo le tre maglie del ferretto ausiliario poi andiamo avanti due rovesci e facciamo anche la treccia da quattro quindi Passiamo il marker, 2 maglie in sospeso sul davanti, lavoriamo 2 maglie a dritto e poi le 2 maglie che abbiamo sul ferretto ausiliario 1 e 2. Passiamo il marker, lavoriamo le altre 4 maglie a rovescio. 1 2 3 e 4 e adesso la treccia centrale che è composta da un dritto 10 rovesci un dritto cosa dobbiamo fare prendiamo il ferretto ausiliario e mettiamo 6 maglie quindi il dritto e 5 rovesci quindi 1 2 3 4 5 e 6 e le mettiamo in suo davanti. però cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo riprendere la lavorazione. Quindi la prima maglia la faremo sempre a dritto, comunque sia sì, anche se non è a dritto. Vedete, che è a rovescio la prima maglia, però la lavoreremo a dritto. E tutte le altre maglie a rovescio le altre 5 maglie incluso l'ultima maglia che è a dritto sul ferretto ausiliario le lavoriamo tutte a rovescio meno l'ultima a dritto quindi 1 2 tre. Quattro. Cinque rovescio. E l'ultima maglia la lavoriamo dritto. Aiuto che mi è caduto il ferretto. Quindi l'ultima maniera lavoriamo a dritto: passiamo il marker non si vede eh, all'inizio, non si vede, però vedete che continua perché noi abbiamo fatto il dritto subito, e continuiamo così quindi 4 rovescio. 3 e 4 passiamo il marca punti. Facciamo una treccia sul davanti. Quindi 2 maglie in sospeso sul davanti. 2 dritti. E lavoriamo. Le due maglie lasciate in sospeso. poi aiuto ok <ride> poi passiamo il marca punti due rovesci facciamo anche la treccia 6 quindi voi comunque dovete seguire lo schema se c'è scritto che okay, nel ferro 11 dobbiamo fare che ne so tutto quanto quindi sia la nocciolina che la treccia voi dovete farla quindi ba basta se è semplice basta seguire lo schema quando avete capito un po' il meccanismo tre dritti lavoriamo le tre maglie dritte che ci sono sul ferro ausiliario ok questo è l'ultimo ferro che vi faccio vedere così poi vi faccio un po' uno spiegone su come poi rifinire la borsa ok due rovescio passiamo il marker, sette dritti passiamo il marker e 4 rovesci ok, quindi dobbiamo andare avanti così adesso cancelliamo vedete come sta venendo bene nocciolina treccia da 6 treccia da 4 treccia centrale e si ripetono allora cancelliamo il ferro numero 11 quindi 11 11 e 11 e basta e continuate così quindi siete ferro 11 ferro 12 c'è scritto qualcosa no quindi dovete far lavorare le maglie come si presentano Ferro 13, c'è qualcosa? No, bisogna lavorare le maglie come si presentano, ferro 14 stessa cosa, ferro 15 devo fare nocciolina e treccia 4, e faccio nocciolina e treccia 4, ok? E si va avanti così, fino a una lunghezza di 80 cm, ok? Poi chiudete le maglie morbidamente e fate un giro intorno al pannello di maglia bassa, io adesso prendo la borsa così ve la faccio vedere. Una volta finito il pannello, fate un giro di maglia bassa incorporando la rete, tagliate la rete della stessa dimensione. Allora la larghezza in base al filato che utilizzate vi viene. Quindi se il filato è leggermente più sottile vi verrà un po' più stretta, se è un pochino più spesso il filato vi verrà un pochino più larga. E comunque vedete la treccia centrale che bella che viene. Ok. E quindi dovete fare un giro di maglia bassa intorno al pannello, inglobando la rete. Poi cucire le maniglie e foderare il pannello, questo pannello qua quindi. Per i laterali lavorate questo pezzo qua, cioè montate 4 maglie mettete un marcapunti, 12 maglie mettete un marcapunti, 4 maglie, rovescio, un dritto, 10 rovesci, un dritto, 4 rovesci. E ogni 12 ferri fate la treccia, non so se riesco a farvela vedere in modo decente. però vedete come viene laterale, dovete semplicemente ripetere la, la, la treccia 12. Ogni 12 ferri fate la treccia, ok. Vedete, fate 4 rovesci, eh, un dritto, 10 rovesci, un dritto, 4 rovesci, e poi intrecciate ogni 12 ferri la treccia centrale. E anche qua maglia bassa di contorno con la rete e la foda e foderate. Una volta fatto questo, cucite i laterali al pannello della borsa. Sotto deve rimanere un po'. Vedete, un po' bombata. E fate un giro di punto gambero intorno ai due laterali come rifinitura, e la borsa è finita. Ok. Se vi è piaciuto questo video fatemelo sapere, eh, la borsa secondo me è un modello veramente veramente bello, in qualsiasi colore, in qualsiasi tinte, qualsiasi filato, veramente carino. Eh, lasciatemi un like, vi aspetto nei commenti eh, e mi raccomando al prossimo video. Ciao!